La Critical Mass è un evento che nasce dal basso, è un'organizzazione che non ha una struttura ben precisa, definita, ma semplicemente è l'incontro di persone che hanno la voglia, la passione di usare la bicicletta, di far riflettere gli altri sulle questioni relative alla mobilità, su come ci si sposta in mezzo alle città e anche fuori. Perché sostanzialmente siamo noi il traffico, cioè se tu provi a osservare le persone che stanno in coda in macchina, spesso e volentieri ti capita di osservare che all'interno di ogni abitacolo c'è una sola persona e mediamente ogni quattro macchine tre potrebbero avanzare, insomma, se riempissimo tutti quanti un abitacolo, ottimizzassimo il trasporto delle persone in un certo modo. Non ha più senso muoversi in questi termini, non serve nessuno, è nocivo, fa male, costa tantissimo e le alternative ci sono, non è una, perché nessuno vuole tornare indietro all'età della pietra, è più di una, occorre riflettere, occorre pensare non solo alle piste ciclabili, pensare a come ci spostiamo, pensare a come andremo a costruire le città e i quartieri, a riorganizzare i quartieri a livello urbanistico nei prossimi anni. Se dessimo spazio alla mobilità lenta, leggera, dolce, sicuramente, almeno io personalmente sono convinto che riscopriremmo tutti quanti una migliore qualità della vita. Storicamente la Critical Mass nasce negli Stati Uniti, a San Francisco, via via negli anni si è allargata, è stata esportata un po' in tutto il mondo, ed è praticata da tante persone. Quando dico che non c'è un'organizzazione ben precisa, non c'è una struttura definita, dico semplicemente chiunque abbia la voglia, la passione, la costanza, il tempo da investire, quel poco che serve per poter indire, cioè reclamare una critical mass, lo può fare tranquillamente. È un'azione diretta, è un'azione che a volte magari crea qualche scompiglio, però c'è anche molta ironia, c'è anche molta voglia di scherzare, di ridere, di salutare le persone, perché poi quando un gruppo di ciclisti incrocia le vie della città, incrocia anche gli sguardi delle persone, dei passanti, e spesso a questi strappi un sorriso, insomma, perché è una cosa insolita e questo comunque è già un elemento su cui riflettere. Non siamo più abituati a vedere delle persone che magari con calma, lentezza, girano in bicicletta, insomma, siamo tutti rinchiusi e un po' anche ringhiosi nei nostri abitacoli con il CD, lo stereo a paletta, eccetera, e non ci accorgiamo di chi ci sta intorno, insomma.